Ancora ve conto una bella storia. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati, naturalmente sempre mi raccomando in salute, interessati, carta e penna. Ecco. Ve la conto però un dialetto, ve lo dico subito. L è una storia che ha un po' di date, che le vede chi adesso magari il nostro regista ve le inquadra, mi ve le leggo, se parte dal 1873. Dopo se va al 1936, il 1973, e il 1983, per arrivare al 2011, quindi pochi anni fa, e per arrivare a Stam al 2017. Che storia è? Eh? Non è la storia dei sette nani, oh, eh? è la storia di quel che chiama il Sanaclero. Intanto vi dico subito che per queste notizie chi sono a sul bellissimo libro che chi vede di Villa in Villa del Selenio Iopi, anzi è doi libri, ma il Sanaclero, il Geri, sul primo, questo grosso, libri che dovresti essere in tante case, chi ha d'arco, perché veramente è una parte della storia di arco, interessantissima. E che su, non il Sanaclero, ma se c'è Villa Angerer. Quindi 1873, ecco mi raccomando Angerer, non come ho scritto su alcuni depliant: Angerer con la GH, no, è una parola tedesca, quindi senza H, Villa Angerer, chi era questo Angerer? Era Giovanni Angerer, o Johann Angerer, che era austriaco, un che feva il senzer, che vendeva immobili, case, evidentemente vendeva così tanto, che aveva così tanti soldi, che pensate un po', le ha a costruire quella villa lì, che lei è una bellezza unica, questa scalinata, questo laghetto, questo parco. Gera perfino il tennis in erba che Wimbledon va a scondersi rispetto a quel che è al Santa Clara, naturalmente. È il più. Beh, la costruì questa villa e naturalmente veniva, neva. Dopo che è successo, le morte, eh, a un certo punto, mi pare che soffiolano, non voglio sbagliarmi l'ha deciso di vendere questa bella villa. E a chi l'ha venduta? L'ha venduta, pensate un po', nel 1936, quindi dopo 60 anni quasi, se non sbaglio, a questo istituto religioso Fides, un istituto religioso che mandeva lì, appunto, in eh, questa villa, i sacerdoti malai dei tbc, dei tubercolosi, no? Perché allora l'unica cura l'era cercare di trovare in clima mite, né massa fredda né massa calda e resta lì che ha scominciato a chiamarlo Sanaclero, ma in origine era Villanger. E quindi nel 1936 la diventa un istituto religioso per la cura della TBC. Passano un po' di anni, la veia un po' abbandonata per qualche anno, e nel 73, 1973 l'avei acquistata dall'ospedale provinciale Armani, che allora aveva le palme, e dopo che era malai, le bronchite, le polmonite, e dal Dechi che anche adesso, purtroppo, in condizioni pessime, che acquisisana sana e gli gradenti malai di tubercolosi. Allora, l'ospedale al provinciale Luciano Romani l ha, l ha deciso di de comprare Tosana Sanaclero per portare fuori la TBC e liberare, vi ricordo che in quegli anni lì il Comune di Arco cercava di sviluppare un po' il turismo, ma non si poteva portare i turisti con i malai di TBC lì in centro, bisognava portarli via. Pensai che li abbia portati via? Niente da fare, li restai lì. E quindi qui si sosta lì e il Sanaclero le è rimasto un po' abbandonato. E nell'83, quindi 10 anni dopo, ecco l'altra data, le è diventata proprietà della provincia autonoma, perché dopo la sanità le è un po' cambiata, tutte mamma la provincia e la provincia la si accaparà anche a Sanaclero nell'83. Voi dicevi, beh nell'83 la provincia la ciapà, la sistemai, la mesde qualcosa, niente da fare la scomincia proprio a andare in abbandono. Oddio, a dire la verità, c'era la squadra manutenzione che ne va fuori, il sistemeva dentro, li sistemeva fuori, però fondamentalmente l'era abbandonata. Cosa successe negli anni dopo, negli anni 90? Pensai che è l'Università di Monaco, la voleva creare, non so se una facoltà, comunque un centro di studi per studenti, la facoltà di Monaco di Baviera. Quindi non niente. Dopo chi è che è venuto? E ha cercato di crearvi, pensate un po', un centro sportivo europeo per, con ricerca applicata allo sport. Un'idea bellissima. E no? la porto niente da fare. Dopo arriva la Cassa Uraide Arco, che allora era il presidente Mario Parisi, che aveva un'idea, ottima, di crearvi, pensate un po', la scuola europea sulla cooperazione, una scuola riservata ai stati alpini, quindi qui intorno alle Alpi, no? era un porto, neanche quella, parlo degli anni 90. E intanto, naturalmente, San Cleros comincia a andare in crisi, qualche porta rotta, qualche coppia che si è rotta, qualche gossa che va ai denti, qualche dunque porta via roba se mi arrivai al 2011 pensai. quindi l'è stata acquistata nel 1973 e praticamente l'è stata lì inutilizzata quindi per la bellezza dei 50 anni 40 anni nel 2011 che succede? mi ricordo che da verso il giornale e che è su che il signor De Arco e un certo Silvio Marfer dico un certo ma lei è ben noto per il suo impegno appunto per la collettività? la lancia l'idea, ma perché no? Che Fenfora qualcosa da un punto di vista sanitario, no? era nata come luogo di cura e era in collegamento con il certo professor Fontana per creare addirittura una clinica del benessere, della salute, o addirittura per la ricerca delle malattie rare, ma questo ne parlo dopo. Comunque era nata questa idea. Chi? E' non porto qualcosa, niente a fare, quindi 2011, sentì che storie, no? se partì da una villa bellissima, che pian piano che passa gli anni, invece che le robe migliorarle, continua a peggiorare. Se mi arrivai al 2017, leso ancora il giornale e che salta fuori, che, che è un industriale chi? certo Arcese, di non certo, ma anche questo ben noto, che dice, ma che fai una clinica? Mi aspettavo che il di dopo che fu, prese deposizione, mi interessamento, per di per di settimane non è successo niente. Dopo a un certo punto leggo il giornale e vei fuori che è un comitato. Naturalmente l'accese il sindaco De Arco, l'ex sindaco Mattei. Dopo che è dentro naturalmente il dottor Fontana, che è dentro il Paolo so per la Lido, quindi anche arriva i Rivani. E dico, e in fondo che sarà il Silvio Malfer, no? Lei Luca lancia l'idea di questa clinica? No, non le è. Beh dico, aspetta, tolgo un altro quotidiano, un altro giornale, che è sul comitato, che è Silvio Malfer, non è. Oh, Camise, ma dico strano, le Luca lancia l'idea. Allora, ma vada un po', proprio ancora, non ti incontro Silvio Malfer. Senti dico Silvio adesso, te mi fai un piacere, te vieni e te mi spieghi bene quelle che erano le tue idee, che lei anche l'idea adesso e te mi dici se la è vera che ho sentito in chiacchiera che ti attira nel comitato e Silvio Malfer e il Gocchi e naturalmente è il mio avvicino, ecco qua Silvio ciao caro ciao cano. Sandro ciao, ogni tanto vediamo a telegarda, perché ormai sì. ecco ma non potevo adesso Silvio da parte gli sì. scherzi le sì. battute insomma non potevo smettere a parlare della storia del Sanaclero perché ti nel 2011 non eh, parlando di sei anni fa, ti avrei detto che era questo palazzo veramente in abbandono, bisogna fare qualcosa. Ecco, spiega un po' la storia in breve in sintesi, come è nata questa idea qua? Cerco, cerco proprio di farla il più, di, di, di fare la sintesi il più brevemente possibile, perché. In dialetto se è ho, possibile. Ne ho già parlato, ecco, allora par, par, parlerò Parli in dialetto. dialetto ecco. Ne ho già parlato altre volte proprio qua a Telecarda. E una, una leggera inesattezza eh, eh, detta dal professor Parisi no, la è, è quella che il, dal 2011 in poi è stato tutto fermo e eh no il silvio malfer non è mai stato fermo ah, ecco, malgrado quel, sì. che non, eh, non sia stato eh, seguito con, eh, con celerità eh, per, per questo disegno per questo eh, lo voglio definire mio sogno che vorrei vedere realizzato perché lo ritengo un'ottima cosa. E ritorno proprio al 2011 perché, perché già due anni prima a seguito della, eh, della crisi industriale io avevo già pensato che cosa stanno facendo qua i nostri amministratori, la nostra gente, per eventualmente sopperire eventuali crisi di, 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 di occupazione ed altro che poteva avvenire nella comunità, fra la nostra comunità. Ancora allora. E, e mi ricordo che ci ho tutto documentato come sono solito fare, e, mi ricordo che sin da allora. Io avevo già fatto una, una prima proposta a livello di eh, assemblea della Casa Rurale che si trattiene annualmente a Riva del Garda no, normalmente. E ancora allora avevo espresso proprio eh, una proposta a seguito della possibilità di un ristorno di, alla distribuzione ai soci di eh, 1.250.000 euro che alcune casse rurali avevano già iniziato a, dare ai, a, a distribuire ai soci e io ho colto l'occasione visto che la, la, il consiglio di amministrazione eh, mh, si è espresso di trattenere piuttosto questi soldi perché altrimenti era troppo farasinoso il calcolo di, per la distribuzione ai soci e così via io ho, ho lanciato proprio la prima proposta che è stata quella di dire sarebbe il fiore della, per la cassa rurale che questa cifra che è importante eh, venisse usufruita per l'acquisto del sanaclero in modo da creare una fondazione e poi farla seguire, creare una fondazione per una struttura che, per mia sensibilità, si riferiva allo studio sulle malattie rare con facoltà universitaria di ricerca. Questa è stata la mia proposta. L'allora presidente Modena. Il, il, ha raccolto cioè per iscritto anche nel suo notiziario ha, ha raccolto questa mia eh, proposta e ha detto ne parlerò in consiglio di amministrazione guarda caso io non sapevo che era gravemente ammalato poche, poco tempo dopo è morto e con quindi il ricordiamo anche Marco Movi e pertanto il, eh, mi è dispiaciuto moltissimo perché era, eravamo in amicizia anche e le, soprattutto... Un'ottima persona. Eh, ho perso immediatamente l'aggancio che ritenevo il più importante per, per poter e eh, procedere. Quindi quella a tua idea senso. è tramontata. Quella mia idea mi è, tra, è tramontata e non sapevo più che cosa fare. Mi è venuto in mente che avevo un, un amico, un conoscente, che è il dottor Roberto Longo, per farvela breve, il quale mi ha detto: Guarda Silvio, visto la tua eh, passione per queste cose, io penso di aver qui la persona adatta, eh, però guarda che domani riparte per Roma è uno scienziato, un certo dottor Fontana, dico me lo puoi far conoscere? Eh, sì, sì, disse, telefono, eh, sei disponibile a incontrarmi, eh, effettivamente è stato estremamente disponibile, siamo stati di mezz'ora a parlare e immediatamente ho capito che dovevo affrettare eh, i tempi e ho col dottor Fontana, l'ho portato immediatamente all'allora vicepresidente della comunità di Valle, Mauro Malfer, al, al, al nuovo presidente della Cassa Rurale Enzo Zampiccoli, tutto in una serata. Sapete, due ore alla volta eh, è, stata, è stata una cosa abbastanza. E alla, fi alla fine, proprio mi sono pro trovato l'Alessandro Beta, Beta, vice sindaco allora e attuale sindaco, e, al quale ho esposto eh, la cosa e mi ricorderò sempre, li rammenterò sempre, dico, Alessandro. Guarda che in questo momento, essere, questo momento potrebbe essere una giornata storica, però ci, ci vogliono menti agili per capire la profondità di, 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 di quanto sto proponendo. In pratica lì ho presentato il Fontana e lì si sono parlati e è rimasto molto contento, come era rimasto entusiasta anche il Mauro Malfer della Comunità di Valle, eccetera, e, e lì eh, si è impostata la cosa per per eh, avere il progetto che una settimana dopo il dottor Fontana, il dottor Fontana mi, ha, ha, mi ha spedito, l'ho potuto far conoscere, no, il, pro, il progetto c'era. Non solamente il, questo progetto dopo il, il, col, col Sindaco Mattei, quando è sopravvenuto il Sindaco Mattei, io mi sono fidato moltissimo di questo, mi ha detto come gli ho esposto il problema, mi ha detto domani ancora vado a Roma, eccetera. E io pensavo che facesse così e invece dopo Le cose un po' sono di tempo sono andate in altra maniera in perché in altra banda, se n'è andato via da Sindaco. E, questo però non, non mi ha disamorato del tutto, anche se, se è stata una delusione. Lo temo eh, la lossa. Non, non ho mollato l'osso, anzi tutt'altro, ho dovuto arrivare anche a dire un no, e per me è difficile dire no, perché cerco sempre di contattare mm. tutti quanti. Perché guarda caso mi ha chiamato eh, le, le, la direttrice delle terme di Comano. La presidente delle Terme di per, perché voleva avvocare a sé questo progetto. A ah, anche sul Fontana, eh, certo, certo. E addirittura, e, però... e addirittura aveva già predisposto all'interno in sì, già, 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 già la cosa. Eh, lo, lo, ho riconosciuto che è stata una donna molto intelligente in quel momento. Comunque, eh, gli ho detto, io mi sono impegnato col, col mio rivarco, ripeto rivarco, e pertanto. Eh, ma forse possiamo trovare un ramo da, no. da poter eh, destinare anche alle, alle terme, terme di Comunque, in quel momento ho detto di no, non ho accettato questo. Questo è stato il primo no. In, successivamente, sono breve, eh, successivamente. Il, eh, ho premuto molto sulla comunità di Valle eh, la quale si è eh, impegnata per, eh, per i piani d'attuazione per un piano regolatore per creare dei patti territoriali e guarda caso ha proprio inserito il territorio del San Clero come, come territorio per la sanità per, per costruire eventuali clinica o quello che si vorrà fare questo è stato tutto il lavoro ma visto che dopo è subentrato un certo silenzio, io ho incominciato un po', eh, scusatemi, a lavorare un po' ai fianchi. Allora, i primi consiglieri che trovavo, di, erano di minoranza, in maggioranza non mi interessava niente, ma li ho trovati in minoranza, hanno portato l'argomento in Consiglio Comunale e lì si è ricominciato a riparlare di tutto questo. Guarda caso che qui ormai siamo nel 17 e per me purtroppo l'età è un insulto alla mia persona. Eh, siamo arrivati ve eh, vedo costato con favore, con piacere, che si è costituito un comitato che l'ha appena... E' è vera usato. che, che si E a questo comitato, eh, 15 giorni fa, eh, mi hanno telefonato delle persone autorevoli e, eh beh, e beh, mi, giusto, mi vogliono sì. presenti, presente ecco. quando ci sarà un incontro a breve eh, che avverrà, penso qui in ottobre a fine settembre, i primi di ottobre, quando il dottor Fontana rientrerà eh, dal Missouri, dal, dall'America, dove c'è il suo centro, eccetera, e lì focalizzeremo allora, Silvio, il tutto. Allora Silvio, noi avremmo il piacere di sapere come le vaste robe ci Perché vi racconto una storia veloce, non vorrei che succedesse. quel che è successo anni fa, con i famosi presepi, di cui mi sono interesso, del Gino Simoni, arriva, anzi a Campi, che è sul Gino Simoni, che ha costruito dei presepi bellissimi, Roma, che non voleva nessuno, addirittura li voleva brusare, e nasce sul giornale a dire, i bruso, perché arrivano, si interessava, Campi, vabbè, ma è quel che l'è, Arco non ne parla. Se è fatto avanti il sindaco di Andalo, nessuno adesso vede che roba che fa su Se, el, al palazzo dei congressi el, el, el di Andalo, piazzate, sotto il palazzo dei congressi di Andalo, che è una sala enorme, tutti i presenti del Simoni che chi nessuno... Ecco, e che va su, ne, ne li stanno, so, migliaia di persone. Lode, lode di, esatto. al sindaco ecco. di, di Andalo. Ecco, è, quella del termine comale come è, il sindaco di eh? allora con la promessa che Silvio Malfer e ne a informare su come va le robe del San Clero, perché a Telegarda che interessa il San Clero, perché è una vergogna che sia fuori sì, in quelle esatto. condizioni lì. Se mi arrivai anche ancora alla conclusione, grazie Silvio sì, sì, sì. di essere stato qui sì, con sì. noi. Vi dico subito che, siccome prima ho parlato del San Clero e ho parlato del parco, che è bellissimo, allora vi presento il vocabolario arboreo, cioè un po' di pianta, però non vi dico il ginco. Cioè, quelle piante che forano so il liquidambar, il cocco, il zinco, la sofora, che fuori delle piante veramente gastinomi. Mi ve presento le parole dialettali proprio più semplici che conosce tutti. E partì subito col laser, eh? laser, che è l'acero. Dopo il bevol, beh, è la betulla, la brugnera, do che è le brugne, quindi la brugne. il prugno, il carpen, il carpine, il castagnere, l'ipocastano l'Egel è il maggio ciondolo, quel che fa quei bei fiori in primavera appunto gialli, beh, la Erla, l'edera. la Fogliarola, è lo scotano, eh? le, le foglie una volta le useva per consar le pelli, le, e era proibito tagliare quelle piante lì, quindi la Fogliarola, il Frassen, è l il Frassino, l'Ares, Larice, il Margarani, il Melograno, il Maroner, è il Castagno, la Noghera, beh, la noce, la pianta, il, il noce, scusate, la perlera, il bagolaro, attenzione, chi ah, che anche la berlera appunto. fuori al ristorante proprio perché ha lì delle piante de perlera, Beh il pez, l'abete, il rover, beh, la quercia, rover, che anche la roverella, ma il, rover. e il salgher o salgar, il salice, e dopo finem col zinever e Ginepro, e Ginepro ecco, con allora, le barche le con questo vocabolarietto arboreo che mi richiama appunto il parco For Bel sì. del Sanaclero che è lì che va a Remengo scuseme sperando però che il comitato gli faccia qualcosa eh, e eh che vai. venga a informare la zen ecco questo sì, è importante sì, sì, che non si faga le scondirole che dopo gli fa i soliti problemi che la zen non sa niente gli fa le robe che non le piacciono magari massa, e allora i forti, sì, sì. quei casini che non si dovrebbero... Questo da parte mia... Quindi, senza esatto, altro... siccome che sarà il Silvio, sapevo che il Silvio l'è... Nome di parola. Ecco, nome di parola. Sì. Ecco. E con questa affermazione che il Silvio è il nome sì. di parola, grazie del nostro Silvio, grazie a voi, sì, sì. naturalmente vi aspetto alla prossima so, puntata. Solo ecco, una solo... piccolissima aggiunta, aggiunta. che non deve essere persa di vista una cosa che l'avevo anticipato ancora nel 72 che per poter realizzare queste opere perché penso che abbiate capito che la mia intenzione non è esclusivamente solo sul Sanaclero ma addirittura per una cittadella della salute è una cosa molto più ampia di quello ma per poter ottenere questo Ancora nel 72 l'avevo visto e non, se deve andare avanti ancora con la miopia, eh, non se andare, eh, se, eh, avevo visto un comune unico tra Arco e Riva e non andare a cercare altre storie. Perché il campanilismo, l'ho scritto, è una cosa marcia, putrida ed è, 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 è ora di seppellirlo per sempre, perché altrimenti non riusciremo. L'altro giorno quando ho visto che per un magazzino addirittura non si, non, non si sono neanche messi d'accordo, neanche per il magazzino comunale mi sono proprio cadute veramente le braccia. E, e tutte queste persone che si oppongono eh, non dovrebbero stare al posto che occupano perché i, i cittadini sono loro che hanno bisogno e che vogliono determinati servizi e non eh, dei qua qua, qua che, eh, eh. che fanno altro che impedire eh, lo sviluppo e il progresso per la città Silvio, parlando, sì. ti hai detto anche a RIVARCO, che ti ha già l'idea del Rivarco. nome del comune unico. Io l'ho sempre, ancora nel 1972, C'ho il documento storico che l'ho consegnato a tutti i sindaci perché se l'hanno voluto fotocopiare eccetera, Quindi, allora, dunque, messaggio... dunque non è una cosa ignota. Quindi se a non dovrà stare nei posti che... No, no, no. no, no questo no, messaggio no, di no, etica perché... politica, no, ecco. eh, fa anche un bel messaggio di etica politica nel periodo che si involve. Ti ringrazio di nuovo. Mi te ringrazio Alessandro perché ti mai dà la possibilità come cittadino di, fare, di poter esprimere il mio pensiero e la mia lungimiranza insomma, per, per certe cose e per le quali... E Abbiamo perso sin troppo tempo perché sette anni per me, che dall'11 al 17 qua, sette sono anni. sette anni, eh, sono andati perduti, erano cose che dovevano eh, procedere e se posso dire, e termino proprio, chiaramente che quel comitato che è il, chi eh, dovrà agire di conseguenza, mi dovrà dimostrare che gli viene affidata una Ferrari da Formula 1 e pertanto dovrà correre, ma correre, correre per poter eh, oltrepassare il traguardo per primo, perché altri appetiti altrimenti sopravvengono e ci fagocitano un'altra volta su eh, queste, queste, questo, su queste cose. Grazie, grazie. no Silvio, grazie. Anche perché il tempo, come disse sì. il Gino De Bonetti e Tullio Rigotti, sì. il tempo va via come eh. l'Oio. Così va, vale, tempo volevo. Quindi grazie di, di nuovo Silvio, grazie a voi per averci seguito, naturalmente vi aspetto alla prossima puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci.